E venne finalmente il giorno in cui vi raccontai le imprese successive alle mie origini. Salve carissimi amici di YouTube, qui è Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi vi parlo di Klaus numero 2, le nuove avventure di Babbo Natale. Volume edito in questo caso nello specifico da Panini Comics. Abbiamo un volumetto da 20 euro che contiene tre capitoli speciali legati per l'appunto al personaggio di Klaus. Tutte storie scritte da Grant Morrison, tutte storie tecnicamente disegnate da Dan Mora, per quanto non mi torni il suo stile nella seconda storia, però è segnato solamente lui come disegnatore, quindi lo accettiamo. Il volume è uscito in realtà a inizio di ottobre, tant'è che me lo sono tenuto qui in camera per 2 mesi per poterlo leggere, anzi forse un filino di più. È uscito anche in un cofanetto che contiene questo secondo volume, contiene il primo volume e contiene un calendario. Vi dirò che cos'è quel calendario, anche se non ce l'ho fisicamente, nel corso di questo video, dove vi parlerò per l'appunto solo di questo Klaus secondo volume. Se non avete letto il primo e non sapete di che cosa parla, vi invito ad andare a recuperare un mio video di un paio di anni fa, dove per l'appunto commentavo e dicevo la mia sul primo volume di Klaus di Grant Morrison e Dan Mora. Prima di iniziare, per l'appunto, sigla. Il primo numero in realtà si concentrava per l'appunto sulle origini di questo Santa Claus, di questo Klaus per l'appunto come viene chiamato, un Babbo Natale un po' sciamano, un po' legato comunque al mistero della natura, un po' al sciamanesimo, tutte tematiche care a Grant Morrison, in una storia che andava a simboleggiarci come questo personaggio avesse poi raccolto il dono di creare doni, avesse fatto tutta una serie di scelte che l'avevano portato a diventare un po' l'eroe dei giovani, degli infanti, in quella che era la sua città di origine, e avesse fatto nascere in una qualche maniera il mito di questo signore che portava i regali nei giorni per l'appunto della festa di Yule, più o meno attorno a quello che è il Natale. Grant Morrison ha continuato con 3 capitoli posti all'interno di questo volume la narrazione di questo eroe. Il primo capitolo è Klaus e la strega d'inverno, una storia che ci parla principalmente di infanzia, dove abbiamo 2 bambini che vengono stranamente rapiti da una misteriosa strega dei ghiacci. Abbiamo un riferimento a tanti elementi della mitologia e a tanti nomi che riguardano per appunto Klaus e alcune sue incarnazioni, ma essenzialmente rimane una storia che ci vuole parlare di buoni sentimenti e di molta cultura legata ai buoni sentimenti. Ciò che mi ha stranito è che in tutto questo primo racconto io non so il nome della protagonista bambina, perché nel romanzo viene chiamato alternativamente Nomi e Naomi. Per plebiscito, perché viene nominata una volta in più in quel modo, credo che si chiami Naomi, ma non ne sono convinto, però accetto. Il compito del nostro Klaus sarà quello di salvarla dalle perfide grinfie della regina dei ghiacci, della strega dei ghiacci, la rappresentante in una qualche maniera dell'inverno più freddo, dei sentimenti completamente sopiti, racchiusi all'interno di noi stessi e che non vogliamo farli mai trasparire. Il finale è stato abbastanza interessante, ma ad avermi colpito di più sono stati gli altri 2 capitoli di questo volume. Il secondo capitolo è Crisi a Christmasville, che inizia in realtà con una famigliola che si reca a questa cittadina strapiena di Babbi Natale, ma si capisce che c'è qualcosa che non va. Lo spirito natalizio è andato a farsi più che friggere e un'azienda, una certa
po' la cola, sta cercando un Babbo Natale, o comunque sia di forzare il mito di Babbo Natale per diventare il rappresentante di questa azienda di bibite gassate. È chiaro che il riferimento è, ovviamente, non lo sto neanche a dire perché non ha assolutamente senso, avete tutti quanti capito, ed è un modo principalmente di criticare l'aspetto più consumistico legato alle multinazionali. Gli antagonisti sono da un lato questa grande azienda, la Polacola, e dall'altro un Babbo Natale un po' vampiro slash nazista che imperversa per Christmasville e mette per l'appunto in crisi la città. Spetterà al nostro Klaus dover avere a che fare con lui per poterlo fermare una volta per tutte ed impedire che quindi il Natale diventi una festa principalmente legata al consumismo. Chiude l'albo Klaus e il pupazzo di neve che piange. La storia che sinceramente mi ha colpito di più per i sentimenti che traspaiono, la storia inizia con questo pupazzo di neve che sta piangendo, banalmente perché si sta sciogliendo e quindi sembra che pianga. Sta arrivando il caldo, sta finendo il tempo di questo pupazzo di neve, un pupazzo di neve che è stato bravo, ha aiutato Klaus. Ha aiutato Klaus? In che cosa? Da lì parte per l'appunto un lungo flashback che vedrà i nostri protagonisti, anzi il nostro protagonista, tutta una serie di emuli di Babbo Natale e questo pupazzo di neve intraprendere un'avventura di una portata un po' più ampia di quelle che ci potremmo aspettare, perché c'è una minaccia che arriva dallo spazio apparentemente che potrebbe mettere in crisi la Terra stessa. Quello che mi è piaciuto molto in questo caso qui è quanto, ok, è una storia di Natale pura e cruda, molto supereroistica, ma una storia di Natale, in cui fare veramente il gioco, il padrone della storia non è tanto Klaus, ma questo pupazzo di neve, all'inizio è completamente in memoria degli ultimi eventi che hanno anteceduto la sua nascita in una qualche maniera, man mano che la storia va avanti gli sovvengono i ricordi, diventa sempre più intelligente, sempre più saggio, sempre più sapiente e capisce sempre di più che cosa ha fatto in passato e perché adesso si trova in quella condizione. Una storia di Natale che quindi avrà un lieto fine, ma che vuole invitare a far riflettere il lettore sull'importanza che le festività hanno e sul ruolo che hanno le persone che hanno attorno a noi nei momenti per l'appunto di festività, e lo fa con questa metafora del per l'appunto uomo di neve piangente che sinceramente mi ha scaldato abbastanza il cuore, nonostante per l'appunto una figura piuttosto fredda. Questo è per l'appunto il contenuto di questo volume che ho gradito, anche se non lo reputo fondamentale, anzi tutt'altro. Sono storie carine che invitano a fare un punto di riflessione sul significato e sul senso del Natale, ma lo fanno in un'ottica molto supereroistica e molto Grant Morrisoniana, con in realtà neanche troppi giochi di prestigio, strane evoluzioni e parambole a cui l'autore ci ha abituato nelle serie supereroistiche o non supereroistiche, e che quindi risultano molto alla portata di tutti. Se non sapete se vi può piacere o meno Grant Morrison, Klaus e questo volume qui ve li consiglio, proprio perché qui è su un livello così base che risulta essere particolarmente comprensibile e facile. Nonostante parte della sua magia, del suo modo di scrivere, comunque riescono a trasparire. Vi dicevo che Panini ha fatto uscire un cofanetto, che in realtà è una scatola più che un vero e proprio cofanetto, contenente il primo volume in edizione ristampa, credo con una cover diversa rispetto a quella che io avevo qualche annetto fa e che non ho tirato fuori, ma ce l'ho ancora. Contiene questo volume e contiene quello che nella testa di Panini è stato spacciato per un calendario, che in realtà è il quarto one shot speciale uscito legato proprio alla serie di Klaus. E voi direte, ma perché l'hanno spacciato per
per l'appunto un fumetto, perché in realtà è molto strano. Vi farò vedere alcune immagini qui alla mia sinistra, perché l'ho acquistato in digitale, quindi vi potrò far vedere qualcosina. È una storia muta in realtà, nei fatti, in cui ogni giorno del mese è collegata in realtà ad un anno e ci mostra la storia di un qualcuno. In realtà non è ben chiaro, perché è una storia che parte dal presente e comincia andando avanti, ad andare sempre più indietro nel passato, scoprendo quindi che quella è, nei fatti, a ritroso, la storia di un bambino che potrebbe essere chiunque di noi e di quanto sia affezionato per l'appunto alla festività del Natale e di conseguenza abbia aiutato in più modi a più riprese proprio il Klaus, in questo caso di Grant Morrisoniana memoria. Venderlo a parte e non farlo avere a chi ha acquistato il primo volume 2 anni fa mi è sembrata una brutta scelta da parte di Panini. Io posso capire il voler incentivare l'acquisto della coppia dei volumi, ma proprio per chi era stato fedele e fargli mancare una parte non mi è sembrata una mossa particolarmente intelligente e geniale. Avrebbe potuto fare il secondo volume singolo, fare per l'appunto il cofanetto col secondo volume e il calendario per chi avesse già il primo volume e il cofanetto completo con tutto. Avrebbe potuto fare tutte quante le alternative. Hanno scelto di ignorare chi avesse già avuto in passato e avesse già acquistato per l'appunto il primo volume. Oltretutto è nell'etichetta 100% HD, come si può evincere da qui, in cui non stanno pubblicando credo più nulla, quindi l'abbiano semplicemente riportata in vita per chiudere il cerchio di Klaus. O almeno non ne sono convinto al 100%, nel caso scrivetemi qui sotto nello spazio e commenti. Comunque, come vi dicevo, è stato un volume interessante, mi è piaciuto vedere come in realtà più vicino ai giorni nostri potesse interagire e vivere il Klaus di Grant Morrison, ma reputo la sua storia di origini decisamente più interessante, più sviluppata, molto più carina da leggere, molto più adatta per l'appunto anche comprendere questo secondo volume. Ma se vi sono piaciute le avventure, diciamo, delle sue origini, quest'albo qui è un buon secondo volume. Non indimenticabile, non incredibile, non penso che uscirà più niente, anche perché Demone in questo momento sta lavorando parecchio per DC, Grant Morrison sta facendo tutt'altro, quindi non penso che vedremo nuove avventure di Klaus, ma finché sono durate sono state piacevoli per l'appunto, ed è stato piacevole riflettere sul senso del Natale grazie ai pensieri e alle opinioni proprio di questo autore americano. Vi invito nello spazio commenti a dirmi la vostra, se avete letto questo volume, se lo leggerete, se avete letto solamente l'opera originale, come l'avete trovata, insomma discutiamone, parliamone come sempre qui sotto nello spazio commenti di YouTube. Da Francesco, dalla soffitta di camera mia, è davvero tutto, e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!